Amici YouTube, benvenuti a Ciao ragazzi, andiamo con la gara. Allora simuliamo, proviamo a farla, ma sarà veramente una gara difficile. Pepino proverà a fare come proverà, è arrabbiato nero già per la sprint. Tutto weekend brutto già a partire dalla sprint. Non sarà meglio la gara. Secondo me Max qua può andare a riprendersi il titolo mondiale. Sicuramente, ragazzi, perché buttarlo fuori Max Verstappen in questo momento non vedo chi possa farlo. Anche perché è un Max primo. Quindi un Max è andato forte tutto il weekend. Pepino già arrabbiato dalla situazione con Sainz. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Il campione del mondo, Max, Max Verstappen, Charles, parte dalla pole position. Ferrari. In seconda posizione c'è Charles Leclerc. Nel resto della griglia invece Norris, Oscar Piastri, Hamilton, Sainz, Fernando Alonso, Zhou, Ragazzi, Stroll, ma io Bottas, Joe e boy, ma Albon, guarda. Perez, Gasly, Ricci, ne è passato di tempo da qua. Assurdo, Oggi ci ragazzi. serve un buon risultato se vogliamo recuperare terreno su Verstappen nel campionato piloti. Allora ragazzi andiamo con le medie, tredicesimo. Vediamo se si arrabbia. Ma con chi? Con Alonso? Con Stroll dice levati! Maledetto Stroll, ragazzi. Pepino rabbioso oggi. Dice a Lewis di levarsi. Dice a Lewis di levarsi. Cioè, Lewis levati! Lewis levati! Proviamo a salire adesso. Ah, piano, piano ragazzi! Piano perché... Norris quinto, ma attenzione Lewis Hamilton! I due! DRS disponibile. Niente, un motore, ragazzi! Allora, di arrabbiare questa sessione, ragazzi, perché Pepino può fare meglio. Oggi ci serve un buon Pepino può fare meglio, può fare molto ma molto meglio qua a Sao Paolo. Ah, maledetto! No, ma va bene così, qualche modo. Addirittura sedicesimo non mi sembra il caso. Maledetto Bottas. Anzi, ce l'hanno un po' tutti con Pepino, credo. Non so perché, non lo so. Non so, ma voglio lasciare vincere il titolo a Verstappen. Meglio partiamo con le soft. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Beh, io parto con le soft, Pepino. Già attenzione. Max, già a prender via.
adesso concentriamoci per il resto della gara. Maledetto Norris! Maledetto Norris! Ok, adesso da sfruttare il motore, ragazzi. E quello di Norris è più potente. Eh sì. Ok, DRS disponibile. C'è la gara con Norris praticamente adesso. Per raggiungere una delle Ferrari. Su, c'è Hamilton. Pepino lento, ragazzi. Pepino lento. Passa Hamilton, ragazzi, passa. Vediamo come gira. Questo per lui è veramente un gran premio difficile. Ok, questo è il distacco dall'auto di fronte, 4,7 secondi. Passa, ragazzi, passa Hamilton.
stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Ok, quello dietro di te è Lewis. È più veloce di te, è più veloce. Falla passare. Mi dispiace, so che non è bello sentirselo dire, ma grazie per averlo fatto. Ora concentriamoci e concludiamo questa gara nel migliore dei modi. Onestamente Vino fa quello che ha fatto lui a Monza. Scortato verso la vittoria. La finestra del pit stop è aperta, puoi tornare ai box. Piastri è andato ai box. Ai box in questo giro e ricorda il limite di velocità o riceverai una penalità. Ricordatene quando ti avvicini. Andiamo se lui è sta box. No, tira dritto. Piastri primo, Verstappen box. Pino davanti a Verstappen, no, in questo momento. Sembra che ci sia un problema di rimozione con una delle ruote anteriori della Mercedes. La scuderia non ne sarà affatto felice. Verstappen in questo momento avanti. Devo spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Niente ragazzi! Pure le gomme ci si mettono oggi. Assurdo.
Per lui è stato un weekend difficile, proprio no. Ottavo, ragazzi, è sceso ottavo. Devo prendere giù, ragazzi. Lewis ha imboccato la corsia dei box. Ripeto, Lewis ha i box. Passa Alonso addirittura. Adesso sei nella top 10. Continua così. Perez addirittura, Hamilton. Perez che era secondo. Qua Pepino si gioca tutto. Per lui non è stato un weekend facile. È già essere sesto. In due passano. Con Perez adesso l'altra Red Bull. Attenzione che Max vinca il titolo. Max giro. Occhio al distacco dall'auto di fronte, 3,4 secondi. Perez più veloce adesso. Dobbiamo piazzarci più avanti, a concentrarci su un nuovo obiettivo, vai. Ah, ragazzi, la sesta non la raggiungerò mai oggi. Che se sto spingendo veramente tanto, però. Addirittura un Alfa Sauber più veloce di Pepino. Allo Sainz più veloce.
Alonso adesso. Quattro giri, ragazzi. Dopo due vittorie, la Pina Audace si deve contattare dal settimo posto del mondiale perso, ma di un pilota che ha fatto veramente tanto per questa Mercedes, che ha messo il cuore. Alonso passa. Mamma mia. Un Pepino che sta dando tutto, ragazzi. Pepino che prova. Andare tutto per arrivare ovunque. Bravo, Guanyu Zhou, ad arrivare sesto. So cosa potrà fare Pepino a Las Vegas, ma sicuramente lascerà il titolo a Max Verstappen. Proprio ciò di cui avevamo bisogno. Ma non preoccuparti, la strada è ancora lunga. Su col morale e concentrati fino alla fine. Abbiamo un distacco dalla vettura davanti di 3,2 secondi. Forse Perez partiva pure dietro di me. Max Verstappen vince il terzo mondiale consecutivo. Roba mai vista, forse solo Sebastian Vettel. Bravo Perez. Addirittura Norris. Cioè, sta mollando Joe. Due sei Joe. Prende ancora Joe. Attenzione Joe! Può ancora prenderlo! Ultimo giro, dai, ultimo giro! Gli
Siamo, arrivano i due. La vettura davanti è 3,1 secondi. Due otto. Due cinque. Max vince. Campione di Sao Paolo, diventa campione del mondo. Si allontana da Pepino Audace. Pepino deve vincere le ultime due gare se vuole diventare campione del mondo. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre... Settimo ragazzi. Davvero bella la gara di oggi, vittoria strameritata qui a Interlagos. Oggi questo pilota ha dominato la gara, ha mantenuto la testa. Non è ancora campione del mondo, però, attenzione! Ed era sicuro che avrebbe vinto. Davvero un'ottima prestazione. Non è ancora campione del mondo. Ma. Oggi. Con i punti che ha fatto, stacca veramente di tanto. Beh, è stato un fine settimana di Formula 1. 10 punti per Pepino, 31 per Max. Andate a seguirci prossimamente per altri momenti di incredibile. 56 punti! È impossibile, ragazzi, che possa diventare campione Pepino. Sono tanti, 56 punti. Sono tantissimi. 56 punti. Sono troppi. Forse ragazzi un podio avrebbe garantito qualcosa in più, Ma va bene così, nel senso, ok, hai fatto l'impossibile. Ragazzi, ok, perfetto, siamo arrivati noni, dove siamo andati? Rispondete. Oh, bravo! E Team Zaren, fatti, verità. Dove siamo andati? Giovedì andiamo a cena, poi andiamo a Reggio, che c'è un bel spettacolo il prossimo anno. Ma mai quanti d'oro, Oscar? Perché noi... Per Marco Scelicicco. No, allora, CB99, poi passiamo a CB99, a questo punto, il prossimo anno il toro come arriva? Prima domanda, lei che sta... Con Vanoli sesto. Sembra che Vanoli sia sempre più vicino. Per me Vanoli è un allenatore che può fare bene, un allenatore veramente promettente. Che si mette... Ragazzi, Pepino ha fatto l'impossibile e c'è Las Vegas. Ed è... Una piazza che in questo Gran Premio tosto. È tranquilla, da quello che posso vedere io da esterno. Non si respira un'ottima aria. Potrebbe rischiare di bruciarlo, poi lì deve essere bravo lui. Però comunque in abito granata, che 90% sono tutti così, che non si sbilanciano. Lei potrebbe venire a Torino a fare il giornalista nell'ambiente toro, sarebbe perfetto, davvero, glielo dico, perfetto. E tutti che non si sbilanciano, che lisciano un po' il pelo, però è perfetto, perché dà una botta a destra e una botta a sinistra. 5. Sì, problemi sulla combustione interna. 145 punti. Comunque magari un Pepino in Red Bull, non lo so, perché lui... Guarda ragazzi, Max non è ancora campione. Sapete che io ho scoperto l'esistenza di questa cosa l'altro giorno?
Ma di cosa? Ma di chi? No, di questa cosa di... No, non era de... di cosa... No, allora no, non so dico, della Gold... scusa, della Gold League e della King League. Di quelle. Non le sapevo l'esistenza. Cosa ne pensi, Manu? Ma non ho neanche capito cosa... Cioè, io ho visto solo la King League. Dove, dove c'è Totti, c'è Blur. Che te la chiede la Blur, ma non è niente. Ne parlavo oggi con un mio amico perché gli ho detto, ma questa Kings League che stanno giocando penso in Messico, giusto? Esatto, perché è per la versione mondo. E non sapevo neanche, ci cioè, ha detto c'è un pepino abbattuto, ha detto Toto Wolff, ci tenevo a vincere il mondiale, Max, però è troppo forte. Proverò l'anno prossimo. Andiamo Pepino a Las Vegas, cosa riesce a fare qui su questi gran premi. Cercare di vincere di tutte e due. Vediamo ragazzi, vediamo. Un po' il tracciato, brutta sta curva. Il primo settore è comunque buono. Deve lavorarci, qua Pepino. Corto ragazzi, come gran premio. C'è subito Max. Max subito. Pepino terzo. Dentro le McLaren. Ragazzi, non ci arriva benissimo. E fino a qua voleva vittoria per riprendersi i punti su Max Verstappen. Cinque secondo. K
Daniele. Però sono abbastanza forte rispetto anche a Sao Paolo. Sì, mi ricordo meglio. Cinque va bene, ragazzi. È peggio. Peggio porta a porta, porta a porta. Pino terzo, attualmente 35. Fernando, adesso quinto. Settimo, attenzione, la Ferrari adesso vanno più forti, tutti sulle soft, Pino decimo. Andiamo. Andiamo, Pepino vuole provare l'ultimo giro su soft. Andiamo, Pepino undicesimo. Ma comunque già con le medie è abbastanza forte. Ma secondo me Pepino qualifica, può andare forte. Qualifica, può andare forte. Non dico pole position. Meglio, secondo settore. Quanta forza passivi la Mercedes. Quattro, undicesimo. Ottavo, va bene. Ottavo perché comunque è una prova libera. 10 anni tra queste due persone. Le prove libere si concludono. Ragazzi, andrei a concludere questo episodio
Mani ci faremo le qualifiche. Anche se anche c'è impattato è la gara. Colorado casa prima vista. Casa prima vista. Per tutti è vino audace. No.